Benvenuti in un nuovo Vlogmas! The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter, my parents are both liars, I got gifts but one subscriber. Oggi non mi perdo manco in chiacchiere, non starò manco lì a dirvi facciamo questo, facciamo quest'altro, no, andiamo subito, corsa, veloce, andiamo! Iniziando benissimo, stiamo iniziando veramente da Dio, è tutto natalizio. Oh mio Dio, lui viene a casa con me. Dio mio, che meraviglia, adoro. Allora, io prenderei uno di questi qui piccolini. Per dove? Per la cameretta delle bimbe. Ok, mi piace. Carine quelle lucine. Ok, dobbiamo prendere delle lucine. Oh, vieni a casa con me. Oh, bello. E qui ci sono un sacco di altre cose, ma dobbiamo fare il giro. Oh, quelli li abbiamo presi più piccoli l'anno scorso. Guarda, rigiriamo di qua e vediamo se ci sono. Sì, dobbiamo prenderla. Sì, dobbiamo. Ah no, però ce la porta mamma, è inutile prenderne un'altra. Amma, guarda. Ah, vai. Ce l'ho già identico. Identico? Come l'ho detto? Come l'ho detto? Arrivederci, grazie. Oh, ma quei ninni lì non li avevo visti però. Amo, guarda quelle casette. Quelle sono bellissime. Scusa, l'amore mio, la mamma. Mamma ha sbagliato. Ecco. Sì, sì. Allora. No, amo. Quello col signor Prosetto. Sta proprio al centro. Buone feste. Oddio che bella la ballerina. Guarda che bella questa ballerina. Adorabile. Bella. Dove è Gingerbread? Oddio la casetta di Gingerbread, che bella che è. Vabbè, scegli tu amore, dai. Per cosa? Scegli tu quale vuoi per da mettere alla porta. Buona festa. Ma scegli tu. Scegli. E tanto ci arrivi comunque tu. Lara, vieni più avanti amore. Sei sicuro? Non sentirti in dovere perché mi piace a me, Io più invecchio, più divento il Grinch. Ok. Questa è la tua festa. Va bene, grazie. Io mi tengo... Halloween? San Patrizio. San Patrizio. Ma... Andiamo. Dobbiamo rifare il giro, quindi rifate di qua. No. Sì, perché devo andare dall'altra parte. No. Non odiatevi. Ancora non ho trovato il coso per fare i pacchetti. Ah, sta laggiù. Ok, trovato. Aspetta mamma un attimo. Oh mio Dio, che bello questo coso. Ecco, questi dobbiamo mettere per riempire mo. Vuoi quelli rosa? Oddio. Va bene. Nulla urla più il Natale del rosa. Va bene. No, aspetta, stai già prendendo di quella. No, rosso. No, abbiamo le palline rosa, Abbiamo le palline rosa. L'albero è bianco e le palline sono rosa. Stavi andando bene. Dobbiamo cambiare colore delle palline l'anno prossimo. Ok, ci sto. Ok. Oh, si è affogata. Belli sti fiocchi. Amore, però dobbiamo tornare indietro. Oh, che carino. Perché? Vediamo la reazione di Ale. Ho deciso che mi faccio... Che dici? Ci starò bene? Sì? Ok. Amore... Come fai a non trovare lo scotch? Amore, ok quello, ma qui c'è una cosa intera. Trasparente va benissimo, sì sì. Bene, 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 perfetto. Uguale. Oh, che belle queste. Le matite però, avevo visto altre matite che per scuola... Cosa che non posso utilizzare. Ah, va bene. Guarda, lui si è perso nei meandri della cancelleria. Addirittura qua ci stanno gli alberi. Però noi l'albero ce l'abbiamo già, quindi non ci serve. Sono anche più piccoli. Questo è uguale al nostro, però noi ce l'abbiamo più grande. L'abbiamo preso da qua, infatti, l'anno scorso. Ok, seconda parte. Mi sto coprendo perché vi ricordate che vi ho detto nel video 5 secondi fa che ho comprato la tinta? Bene, l'ho fatta nel frattempo e non ho finito in realtà, non ho ancora il risultato finale, però mi copro così non vi do spoiler e in realtà vi darei anche uno spoiler finto perché non è finita. Quindi facciamo finta che non sono imbacuccata con un cappellino di Natale più cappellino di Minnie per non farvi vedere. Ok.
All, momento all. Parte numero uno. Alla fine l'abbiamo preso. Oh mio Dio, che bello. Allora, qui è tradizione tipo da noi che si mette fuori dalla porta l'otto. Davvero proprio. Cioè, addirittura l'avrei tipo attaccato qui in casa da qualche parte. Però, dato che mi manca una cosa per la porta, alla fine metto questo. Quindi sono contenta. Spero in realtà che non me lo rovinino. Catenina LED, questa in realtà la volevo mettere sull'albero perché il nostro albero è ancora un work in progress, nel senso che manca ancora qualche pallina, manca ancora qualche cosa. Il problema è che più io metto roba, più me la butta giù. Se mi seguite su Instagram vedrete ogni giorno che cosa mi combina Bu, il mio gatto, perché sapesse chi è il mio gatto, mi butta giù tutto. Il problema è che niente, mi sta distruggendo l'albero di Natale, quindi fondamentalmente penso proprio che lo metterò a posto tipo il giorno stesso, prima che vengano tutti, perché come sapete ci stiamo preparando per affinché vengano tutti. Quindi questa qua, datemi qualche idea, la vorrei posizionare tipo in giro per casa da qualche parte, dato che appunto sull'albero, vi stavo dicendo, a parte il fatto che ho deciso appunto che me la prendo con calma, con comodo, e appunto lo metterò, diciamo lo perfezionerò l'ultimo giorno. Eugenia, in realtà ogni giorno io sto lì a rimettere su palline che la notte tra Boo e Reginald mi ammazzano tutto, però diciamo che la cosa finale, quella più bella o altro, la farò il 24 tipo mattina, così sto sicura che per il 24-25 è perfetto. Questa qui, e quindi dicevo, alla fine comunque mi è arrivato da Amazon un'altra catena LED nel frattempo, che avevo acquistato e l'ho messa su, quindi questo è in più, che ce famo? Famoci qualcosa, questo è per interno, sì, e comunque è con la spina, con la presa, quindi c'è il cavo, quindi la devo mettere per forza in casa. Fatemi sapere voi dove la mettereste, io ho un po' di idee, però fatemi sapere voi dove la mettereste. Poi abbiamo comprato, in realtà, una cosa che non ci attacca niente, due patelle, di cui una abbiamo già un po' più grande di questa e l'abbiamo già utilizzata per cucinare, è a lavaggio in questo momento. Due patelle, perché le patelle mi si sono rovinate, perché potrei aver tipo bruciato qualche... E quindi patelle che servono sempre, le patelle, come sono belle le patelle. Vi ricordate il foulard rosa? Sta già sull'albero, solo che non giro la telecamera perché altrimenti vi do uno spoiler di un'altra roba. Vedrete, arriviamo piano piano a tutto. Abbiamo preso tipo 865 miliardi e mezzo di questi, ma questo l'avrete già visto. Lui che adesso posizioneremo la cameretta delle bambine. Già che c'erano due cose che non c'entrano niente con il Natale, però sapete che i vlogmas sono sì video a tema natalizio, però c'è anche altro. E tra l'altro c'è questo. Ho ricomprato gli spazzolini alle bambine e ho preso questo col koala e questo qui della LOL. Che carino, sono mini mini. A parte altre cose per la casa, che vabbè, noioso, non ve le mostro, ma ho comprato questo. Allora, questo qui su Amazon lo trovate tipo a 99, se non erro, una novantina, comunque io l'ho trovato poco più di 50 euro. Ebbene sì, l'ho preso, non lo posso utilizzare come regalo di Natale perché Lara era lì, quindi... Ok, ma lo volevo comunque portare sul canale, lo apriremo con voi e vediamo se ne varrà veramente la pena, perché costa tanto, quindi apriamolo, vediamo se magari può essere veramente un regalo di Natale per qualcun altro, diciamo facciamo da cavie noi per vedere se effettivamente è bello come dicono, perché è andato un sacco virale, un sacco di moda, ma vediamo se veramente è tipo figo, vediamo, proviamo. E niente, quindi io, raga, ho comprato anche altre robe, però... Sono tutte robe di casa, io mi sto un attimo sciogliendo dal caldo, quindi mi voglio togliere sta bandana. Quindi ci vediamo nel prossimo video, amori miei, seguite il canale perché tutti i vlogmas saranno uno più bello dell'altro. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Love you!